Eccoci qua, amici, appassionati di veicoli in movimento terra. Guardate un po' qua da questo camion Fiat 642. Sono qua in compagnia di Giacomo e Luca, il contadino di Rovereto, che è sempre lì che filma. Ma cosa stai filmando? Cosa cerchi? Le aquile, allora, i falchi o... No, la telecamera ha l'occhio bello... vede bene, quindi puoi vedere le cose. Bravissimo. Però carissimo Luca, se vieni qua con me, tu che sei un esperto di mezzi in movimento terra, sono qua in compagnia di Giacomo. Giacomo, a questo punto spiegami un po'. Beh, qua stiamo parlando di una Bandini Frascaroli, conosciuta Bandini Frascaroli, conosciuta come Benfra, per i due nomi dei titolari. È una paglia gommata, però è stata aggiunta una catenaria per avere più trazione e per lavorare in roccia, per lavorare, sì, per il consumo anche della gomma. E niente che dire, qua abbiamo il peso, il contrapeso dietro, quindi poteva essere anche utilizzata come terna se aveva un retroscavatore. Qua troviamo il vano batterie, e su dietro troviamo il serbatoio dell'olio idraulico. Tutto ferro, guardate qua, Bandini Frascaroli, se si vede bene, SPA. E poi niente, guardiamo un po' qua. No, se vuoi può salire, vediamo se c'è ancora tutto intatto. Proviamo, il sedile ormai non c'è più. Qua troviamo le due leve rotte per alzare e muovere la benna. Abbiamo le quattro marce e per le velocità e l'inversore di marcia, perché essendo una macchina operatrice non deve avere l'inversore per la velocità. Troviamo freno, frazione e niente, macchina semplice. E... di anni questa sarà? Anni 50? Anni 50. Primi con qualcosa di Fiat, perché questi i fanali del Fiat. Ne siamo sicuri, sì. Luca, perché nel mio canale poi ci sono quelli che Del Fiat, se sbagli ti bastonano, lo stesso. Ecco qua, riportiamo le testimonianze, poi i fanali del Fiat. Va bene, io mi affido a voi, puoi spiegare. Va bene lo stesso, 4 cilindri, sarà 60 cavalli. Eccoci qua, cari amici, appassionati di mezzi in movimento terra, saluto un po' tutti gli amici, saluto Filippo, che insomma gli auguro buona guarigione, saluto Costantino, saluto Fabiano e tutti gli amici del movimento terra, Mattia di Avezzano, appassionato di ruspe adesso anche lui, martelli pneumatici, e un po' tutti i piccoli amici, saluto gli amici Lorenzo, Loris, che mi scrivono con il nome, con l'account della mamma, mi sembra una morena, una maura, e adesso ecco qua, insomma, comunque dai ragazzi, vi saluto, salutiamo Arturo, saluto un po' tutti gli amici, ecco qua, vi ho fatto vedere un po' così l'ambientazione, guardate qua, vi rifaccio vedere di nuovo il Fiat 642, perché insomma è sempre bello poterlo vedere. Guardate un po' qua l'ambientazione, perché è giusto anche fare vedere l'ambientazione, dove siamo arrivati. Non siamo lontanissimi da Asiago, una zona chiaramente dimenticata. E niente, siamo qua appunto con gli amici qua che si godono così i vari trofei, qua. È sempre bello poter rivedere questi veicoli. Luca, questa te la porteresti a casa, Luca? Le OM Fiat, alla fine della fine è un trattore, come OM Fiat. Ecco qua, salutiamo Demis, appunto, anche lui. Perché ha la presa di forza. E saluto un po' tutti gli amici, saluto anche Max, anche se non è magari un appassionato di ruspe, però dai, insomma, lo ricordiamo lo stesso. Marvin. E un po' tutti quanti che seguono il canale del Marvin, guardate un po' qua. Ecco qua, saluto anche mio figlio Jonathan, anche se non è un appassionato di queste cose, va bene lo stesso, dai. Eccoci qua, appassionati di mezzi vintage, vi ho fatto vedere un po' il tutto, vi ho fatto rivedere il camion qua, che appunto ha il suo fascino, e poi appunto questi mezzi in movimento terra, che sono uno spettacolo, trovarli qua, ecco. Allora, come dico sempre,
erano belli da vedere da nuovi, però piuttosto che non vederli, io sono dell'idea che anche vederli così un po' decadenti, un po' così rugginosi, che comunque potete dirmi quello che volete, ognuno ha i suoi gusti. Non c'è scritto da nessuna parte che chi ama rotame appunto è peggiore di quello che ama il veicolo perfetto, ecco, insomma, ognuno ha i suoi gusti, il suo occhio. Io amo sempre il lato artistico, ecco. E poi Marvin, anche l'ultima testimonianza per dire l'ho visto prima che un indomani appunto sparisca. Marvin, e lei era derivato di un trattore? Era derivato di un trattore? Sì, guarda, è che è una presa di forza. Adesso io, presa di forza? Quella là, presa di forza. Vedi quella lì? Sì. Quindi era un derivato da un trattore, un OM Fiat. Questo qua, dai così, però qua c'è scritto... Sì, la struttura sì. È questa, bandini sì. Frascaroli, però... La base è un Fiat, dopo... Eccoci qua. Oh, io mi affido a te, Luca, grande esperto ormai, anche lui, del Mar Ventura, insomma, è rinato Luca venendo a fare un po' di Mar Ventura. Ragazzi, vi saluto, vi ho dato un po' così questa bella visione. Appassionati di mezzi vintage, eccoci qua. Eccoci qua, ragazzi. Spettacolo, ragazzi, guardate qua, un altro montanaro appunto si è aggiunto alla scoperta di questi vecchi veicoli. Tutto se vuoi. Ragazzi, vi saluto, alla prossima, ciao a tutti. C'è ancora materiale? Sì, perché adesso siamo alle FL6, ma come si è messo? Si è smontato, è abbastanza integra. Questa qua è mezzo su una frana. Ah, si è messo qua. Si vede? Si vede il mezzo? Si vede? Eccoci qua, ragazzi, abbiamo trovato appunto ricercatori, pensavamo di essere gli unici. La parte delle macchine, insomma. Insomma, questo è un po' il Mar Ventura, spettacolo. Qui qua nel feltrino va abbastanza. Ti saluto, ciao a tutti. Anzi, vi faccio vedere, dato che è un po' di tempo che non ero salito prima. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, qua il problema è... Ragazzi... Queste macchine... Spettacolo qua, Lo tocco. Il coro può fare la diana. Ragazzi, ciao a tutti, alla prossima. La slitta qua, Ciao a tutti. Un saluto dagli amici. Fatemi un saluto, dai! Ciao. Eccoci qua, spettacolo, ciao a tutti. Un altro cono con dei tramoge. Sì, ma sono sulle cave alte, però ho mai fatto caldo a fare. Sì.